Namaste, io sono Ace the Brave, bentornati ad un altro episodio di The Binding of Isaac Repentance. Vediamo di fare un'altra run, facciamo un'altra... Proviamo questa Gridir con Jacob ed Esau. Voglio giocare con Jacob ed Esau, quindi vediamo un attimo se riusciamo a gestircela. Abbiamo un corso The Blind iniziale che non aiuta per niente, quindi proviamo. Magic 8 Ball mi dà High Priestess, ok, sarà una forma di attacco comunque. Il negozio ci offre tanti punti di domanda, quindi potremmo andare lì dentro. Iniziamo così, anche. Judgment e High Priestess. Ok, facciamo così, così facciamo perdere mezzo cuoricino a testa. Allora, usiamo Judgment, un Judgment a soldi, là c'è un altro Judgment, quello lì è quello delle ricariche. Quindi andiamo pure giù. Che oggetto era questo? Ah no, non li so, giusto. Direi che possiamo iniziare. Nel momento del bisogno possiamo usare la carta. Au. Au. Quello... Basta, danno di fortuna, no? Direi che abbastanza danno di fortuna l'abbiamo preso a inizio run. Facile, eh? High Priestess siamo riusciti anche a usarla. Se volete avete anche l'emote del danno di fortuna. Aiuto. Ottimo. Con calma, ma ce la stiamo facendo. Fermola. Questo è quello da uccidere prima degli altri, possibilmente, perché sono quelli che mi vengono addosso, quelli rossi. Ecco, cominciamo male. Restart subito, immediato. Di nuovo Curse of the Blind, due volte di seguito. Ok. Due Curse of the Blind di seguito, a questo punto facciamo restart direttamente perché per favore non Curse of the Blind ogni volta adesso. Andiamo a... Tre volte di seguito. Quattro volte di seguito? Oh. Tre volte di seguito Curse of the Blind. Allora, mini mash e 5 monete anche, quindi molto bene. Vabbè, Esau adesso è piccolo. Qua c'è il D200.000, c'è Steven. Compriamo la chiave. Vabbè, Brother Bobby. Non è il massimo, però va bene. E qui possiamo farlo, giocarcelo una volta. Per una carta morte, ok. C'è Binky, eccetera, eccetera. Ciao Geeks, bentornato. Allora, intanto questo ce lo gestiamo così. Già un inizio un pochino più decente. Con nemici più facili, per fortuna, sto giro anche. Tutte le mosche di tutti i colori becchiamo. Ma qua siamo stati decisamente più fortunati con le cose. E questo era il nostro danno di fortuna per la giornata. Dai. E poi un paio di cacchette. Ottimo. Qua facciamo... Aspettiamo che spawni anche l'altro e poi usiamo la carta. Au. Madonna.
Ok, uno è andato. E adesso rimani tu. Ok. Bene. Tutti questi soldini qua, adesso vediamo di convertirli. Sono molto tentato di prendere... Prendiamo Steven, che è un damage up, è un più uno. E poi sotto c'è Infestation, giusto? Se non mi ricordo male. Il quadruplo... Il quadruplo ciccio qua. Quadruplo mostro. Non è il massimo della vita. Aiuto. Soprattutto se salta dall'altra parte dell'universo. Ecco. Esattamente facendo cose di questo tipo. Uno è andato, due. Au. Tre. Quattro. Allora, patti col diavolo ci offrono. Patti col diavolo ci offrono. Spirit of the Night. Ok, così uno dei due vola. E basta? Prendiamo solo Spirit of the Night? Sì. Ci prendiamo una chiave per il prossimo piano e basta. Sì. Qua abbiamo, ci siamo già stati, giusto? Sì. Potrei entrare qua dentro gratis e uscire facendomi mezzo danno. Mi rischio il pericolo. Andiamo giù. Andiamo giù, vediamo se siamo un po' fortunati con il piano successivo. Flooded Caves che ci offre... Ok, questo è un oggetto attivo, un po' di cura. Questo lo possiamo usare così. HP up e shot speed down, va bene. E questo è un HP up e lo diamo sempre a Esaù. Ok, così abbiamo recuperato un po' di energia. Ecco, questo, il potato peeler potrebbe essere buono, ma soprattutto questo. Questi posso prenderli perché volo? No, perché non posso passare. Se non uso bombe o altro. Qua ci curiamo, quello è un judgment a bombe. Ma noi direi che accumuliamo un po' di soldi e proviamo a prendere questo, che è molto forte in questa situazione. Ma intanto vediamo di spattaccare un po' di nemici. Fuori uno. Un po' di ragnetti. Fermi. Fermola. Dai. Andiamo contro gli Zubat, cosa facciamo di bello. Questi vi odio un po' anche voi. Ah, e dovrei usare di più questo. Speed up, che però vale per tutti e due. Ottimo. Avevo appena finito quei ragni. Ah. Dopo facciamo eventualmente scambio se troviamo una HP up. Dai, che manchi solo tu. Ottimo. Allora, una moneta mi manca. Boss primo.
Ok, fuori uno. Tu non dovresti essere troppo difficile. Del Bobby ci mette un po' del suo, ottimo, e ciao anche a te. Adesso vediamo se farà anche patti col diavolo, ma intanto prendiamo Steam Sale, ci prendiamo Mr. Dolly e diamo a te, a te e a te, ottimo. E adesso vediamo se fare qualcos'altro. Beh, qua, questo a questo punto lo facciamo. Power Pill con uno solo dei due è un po' tostino. Rischio. Ok, fuori uno. E fuori due. Ottimo. Cosa ci offri qua? No, ma sì a questo. Sia a Rotten Baby, ma non a Blood Off, per favore. E con solo due monete non possiamo comprare nient'altro da qua se non la cura, ma lasciamo pure stare, andiamo giù. Andiamo giù, vediamo cosa ci combiniamo al prossimo piano. E il fatto che abbiamo preso lo Steam Sale potrebbe essere molto 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 buono. Questo anche va bene perché sono pillole che potremmo aver già utilizzato. No. Speed up va bene, che si attiva così, così. Power pill e ok, power pill ce la teniamo. Andiamo a vedere qua sopra cosa ci offre. Questo buono, anche quello non è male, ma ho bisogno di un po' di chiavi. Abbiamo bisogno di almeno una chiave per poter aprire prima la stanza. Molto bene questa. Se dovessimo prendere danno. Cosa devo colpire? Ah, questo. Ok. Ah, non avrei dovuto prenderlo, mi sa. Un po' fastidioso questo piano, ma... Bello che dovrebbe perdere energia l'altro, invece sta perdendo sempre esaurio. Ah, perché vola, quindi in realtà è sempre... quasi sempre davanti praticamente. Ok, eccolo qua, quello che volevo. Attenzione che non ho tanta energia, Madonna, questi che saltano dall'altra parte della stanza. Maledetti. Sto per morire. Non sono morto. Ok, siamo ancora vivi. Questo è mio, andiamo ad aprire questa. Chi è che spara più veloce di due? Tu. Serpent Kiss. È anche più fortunato, quindi anche meglio. Tu prendi questo che è un Tears Up. Tu prendi questo che è un Tears Up. E questo può ricaricare te. C'è un HP up che adesso prendiamo. Tu puoi volare, quindi in realtà puoi prendere questo. Prendiamo un'altra chiave e tu me la usi. Ok. Tu ricarichi questo.
E direi basta per adesso, andiamo a fare i boss. Ok, fuori uno. Ah, mostro due, ok. Au. Ah. Restart. Qua stupido io che mi sono mosso. È difficile capire chi dei due ha più o meno energia, soprattutto quando abbiamo una corsa anche adesso, quindi ancora meglio. Tosto, tosto. Tosto, tosto. Però pian piano li impareremo, perché non siamo ancora abituati a giocarli bene. A giocarli punto, in realtà, ma a giocarli bene è anche un altro discorso. Allora, qua nulla di questo mi interessa del tutto, devo dire. C'è un po' di roba che può esplodere, che possiamo utilizzare eventualmente. Allora, fuori uno. Se devo anche premere meglio il grilletto per poterli far avvicinare un po' meglio. Grazie per il follow. Ah, War Bumper. Ciao, benvenuto. Potrei fermare lo spawn, però devo cercare di evitare che così facciamo subito soldi. E mi abituo bene. Aiuto, aiuto, aiuto. Vicino. Collegamento un pelo difficile da fare ancora è capire che quando premi il grilletto chi dei due si muove verso l'altro, e però è sì, è sempre Esaù quello che rimane fisso, quindi devo fissarmi nella testa questo concetto. Esaù sta fermo. Sta fermo, facciamo così e li riattacchiamo. Ottimo. E ciao anche a Dara del deserto. Gara del deserto. Ho detto Dara, leggendo Gara, tra l'altro. Allora, chiave che usiamo allegramente qua. Per la cosa delle rune, che è molto forte in questa situazione. Nel senso che ne genereremo abbastanza. Compriamo una chiave del prossimo piano? Sì, dai. Così partiamo bene col prossimo. Prima però dobbiamo fare il boss. Qua c'è Steven. Spara diverso Steven adesso, il piccolo Steven. Bello. Uno sputo colorato. Uno sputino colorato mi piace. Niente boss? Ah sì, ci sono. Bruttissima situazione questa, eh? Adesso Steven esplode anche. Anche piccolo Steven esplode. Puoi far male da solo? No. Ciao Mauranza e ciao Edo, benvenuti. E alla vostra salute. Fermola. Ottimo, 11 monete, altre non ce ne sono, quindi andiamo pure qua sopra.
Buonasera carissimo, come stai questa sera? Sai, ho ascoltato i tuoi podcast, per adesso quello di Isaac e quello di Kingdom Hearts. Sabaku come ospite era simpaticissimo, idem per Croix. E tuo fratello non lo conoscevo sinceramente, ma anche lui sul pezzo assolutamente. Grazie, hai ascoltato due degli episodi più ascoltati, però ce ne sono tanti tanti, abbiamo avuto una marea di ospiti ed è sempre figo costruirlo ogni settimana quel podcast, sta veramente dandoci tantissime soddisfazioni. Non sapendo quanta energia ho, andiamo al piano di sotto senza il discorso patti col diavolo e vediamo che cosa ci capita direttamente, sperando non un'altra course of the unknown possibilmente. Ok, abbiamo, infatti eravamo quasi morti con uno. Ah, tra l'altro, giusto, in grid purtroppo non funziona il tracker, per quello in questo episodio state vedendo il tracker con la roba sbagliata, insomma. Allora, tu ti prendi Roid Rage e andiamo qua e c'è Ghost Baby, va bene. E qua dentro c'è di bello... prendiamo questo e prendiamo... questo, Tom Foto spariamo leggermente più velocemente. Ok. Ottimo che cominciamo a generare anche delle cose. Anzut la usiamo per vedere la stanza segreta. Troppa energia però, eh. Andiamo su di qua. Non si può non andare su di qua. Non sparo addosso cercando di colpire qualcosa. Ottimo. Sono che generate 8 milioni di cose, però. Ok, l'ultimo ragnetto ci permette di arrivare fin qua. Sì. Ok, con 12 monete ci possiamo prendere quello, possiamo anche dare via una moneta qua. Ok, in cambio di... The Halo potrebbe essere molto buono. Costa 15 però, eh. Qua ci sono 12 soldi in tutto. Ok, ci sono soldi abbastanza e c'è una iera che possiamo usare. E c'è anche il discorso patti col diavolo da poter fare adesso. Ok, allora. Proviamo a prenderci il patto col diavolo dopo. Prima prendiamo Halo per te. Ok. Andiamo a fare il discorso patti col diavolo. Mi ha dato 2 HP up. Ah no, mi ha dato 1 HP up e mi ha ricaricato l'altro. Ottimo. Tu attaccati a lui. 2 e 3. Ottimo. Patto col diavolo ci viene proposto. Erano uno dietro l'altro. Non è stato fatto apposta, diciamo. Ah, no, che cosa? Che non ho capito. Brimstone.
un brimstone così. Allora, chi lo facciamo prendere? Direi a... lo facciamo prendere a te. Ok, vediamo che se con brimstone riusciamo a fare qualcosa. Mi serve altro, mi servirebbe una chiave del prossimo piano. Ok, grazie a Faustone per l'iscrizione, grazie, ben arrivato anche tu. Allora, direi che possiamo andare giù a sto punto. Via. Adesso con brimstone vediamo di gestire anche qua. Questo mi aiuta a caricare più velocemente, quindi te lo prendi tu. Ok, già meglio. Andiamo qua sopra. C'è una chiave lì, ma non volo per poterla prendere. Cosa possiamo fare? Bello che ho il ciuccio in bocca. Ah, sono cattivissimo col ciuccio in bocca. E allora, qua possiamo fare bombe in vendita. Non ce ne sono. Un po' di energia ce l'abbiamo. Direi che intanto facciamo la cosa. Prepariamoci. Questo è un Ansuz. Questo è un Oiera. Au. Prendo lo sconfiggere questi. Perché si è bloccato? Maledetti. Si è bloccato su uno dei buchi. Se mi toccano muoio, eh. Ok. Ho perso un sacco di energia. Prima ho fatto una run con Bethany e credo che di aver trovato uno degli oggetti più rotti di sempre. Bene. Non mi dire qual è, per favore. Allora, andiamo. Prendiamo con te questo. Potrei prendere un altro. Sì, prendiamone un altro. Prendiamone un altro ancora. E prendiamo un altro con te, perché non mi fido dell'energia che ho. E direi che possiamo andare a affrontare i boss. E due sono andati. È molto difficile seguire dove è la posizione dei miei. Ok. Chiave. E andiamo di qua. Toxic Blast va bene. Possiamo andare a sto punto qua dentro. Ok. Questo per le chiavi, Master of Lockpicking. Patto col diavolo.
Pino è morto in un secondo. E allora... questi nemici qua sono... per loro, con Giacobbe ed Esaù, sono... un fastidio incredibile, ragazzi. Con la bomba nello shop puoi prendere una chiave, è vero. Vero, vero, adesso andiamo a prenderlo. E di sta roba qua mi sa che non prendo niente. Questo te lo prendi tu, però. Sì, lasciamo qua e andiamo pure su. Allora, con la bomba possiamo prenderci i cuori e una chiave. Ne ho comprata un'altra per sbaglio, perché... non c'ho un cavolo di movimento con questi ancora. Ok, si può prendere. Non possiamo prendere nient'altro, andiamo giù. Non ho preso la runa. Va bene, vediamo pure di andare avanti di qua. Allora, questo ci dà... Hallowed Grand Portable Santuario, ok. Marrow forse è meglio prenderlo con te. Abbiamo Yera anche, quindi forse Yera avrei potuto usarlo prima. Wire Container è un ottimo oggetto che potrei prendere. Con loro, se prendi un oggetto che consente il volo, solo uno potrà volare? Yes. Abbiamo fatto all'inizio proprio di questo episodio, questa cosa. Allora, qua facciamo così, anche se Wire Cliffhanger ce lo giochiamo, perché tanto viene cambiato, due volte perché sono due bombe. Bud in a Box potrebbe essere buono. E mi sa che andremo molto sulla... su... facciamo giusto così e così. Per eventualmente... il cuore spirituale te lo becchi tu. Andiamo a combattere. Brimstone da solo è buono, ma non è buonissimissimissimissimissimo. Soprattutto quando... soprattutto in questa modalità, che non è il massimo della vita. Ok, c'è il discorso del santuario qua, che mi dà un bonus notevole, ma devo rimanerci dentro. E poi si disattiva anche. Sto per morire, sto per morire. No, non sto per morire, ma quasi. E fermate un attimo sta cosa, per favore. Ok. Hanno fatto una marea di danni. Brimstone con uno solo è proprio difficile. Io mi ricordo di te, qualche anno fa ti guardavo un sacco su YouTube quando facevi video con Fab di Bow Team. Ma va? Sì, sono proprio io. E allora ci prendiamo questo e ci prendiamo questo. Spattacchiamo questo qua. E benvenuto, credo sia tu quello che ha detto sta cosa. Madonna, che casino! Blank rune, non so come abbia perché abbia funzionato così, ma va benissimo. Porca zozza. Ok, allora, qua? No, non possiamo comprare un tubo neanche. Il danno è troppo basso però, eh sì, il danno è un po' schifetto questa run, però
Ci stiamo provando. L'importante è che faccia pratica bene con Esaù. Con Giacobbe ed Esaù. Ciao Acida, benvenuta. Credo sia tu quella la nuova iscritta allora. Ah, il creep. Maledetti. Posso rimanerli dentro finché non distruggo la cacca. Cosa mi sta attaccando? Ok, c'è Scolex là in fondo. Fred, no Scolex. Adesso ti sparo io da fuori schermo. Quanti cavolo ne stai generando? Cinque anni dopo. Ok. Ci prendiamo queste belle cose e nessuna di queste cose mi interessa. Patti col diavolo? Sì. Cos'è che abbiamo trovato? Oh signore. Due bloat. Non poteva andare peggio di così. Ciao Talos. Benvenuto. Mi hai distrutto la cacca, maledetto. Ciao. La sfiga di trovare due bloat così. Va bene. È bello che ogni volta sembra che faccia una puzzetta quando faccio così, perché mi sto alzando e risedendo. Ci vediamo alla prossima. Purtroppo non è andata come speravo, però un pochino di pratica con Giacobbe ed Esaù la stiamo facendo. Alla prossima, io sono Ace Brave. Namaste, be brave.